quel momento, ci sono anche tanti altri aspetti, c'è l'importanza del messaggio, l'importanza di essere lì a rappresentare qualcosa, no? E, oltretutto è anche, come dire, una concretizzazione di un sogno, no? Perché comunque quando scrivi una canzone, perlomeno io vivo così, no? Quando scrivo una canzone, scrivo di qualcosa che per me è importante, sento l'esigenza di mettere una luce su quel tema, e in questo caso la libertà. Io spero ovviamente che quel seme, no? In mezzo ad altre parole, no? Grazie anche all'efficacia, alla leggerezza della musica pop, riesca ad arrivare lontano e a diventare qualcosa di più concreto, a crescere, no? Nella coscienza delle persone che hanno voglia di ascoltare con un po' più di attenzione, no? E quindi il fatto di essere qui in qualche modo è la concretizzazione di questo, che penso che per una come me, che fa musica con questo sogno, no? Cercare di dire anche qualcosa, per me è una cosa davvero importante, è un'emozione grande, perché vuol dire che qualcosa ha funzionato, insomma. Senti anche un po' responsabile, insomma, un po' di responsabilità te la senti, Un po' di nonostante, oltre alla responsabilità gioia, la ovviamente. sento e me la prendo volentieri. Stavo vivendo, così, stavo dando forma alla canzone quando ero in studio. Quindi sì, infatti, tra l'altro non so se lo posso dire, ma lo dico, tanto domani canto anche quella. Vabbè, comunque. E quindi no, devo dire che già l'anno scorso mi sono molto emozionata, perché l'anno scorso in questo periodo io avevo appunto il mio singolo, in quel momento era Mon Amour. E vedere comunque durante il Pride un sacco di video, vari Pride, insomma, un sacco di video con Mon Amour, la gente che cantava Mon Amour dai carri, già lì ero emozionata. Quindi, insomma, oggi e domani tutto questo si moltiplica, e il fatto di poter cantare anche quella canzone, esserci anch'io, insomma, sono molto felice, molto molto felice. Ovviamente sì, sono preoccupata e sono anche dispiaciuta, perché trovo veramente abbastanza incredibile, no? Che ancora oggi, nel 2024, certi temi non siano vissuti come dire, scontati, cioè per me è scontato, no? Che ogni persona debba avere la libertà di scegliere come vivere la propria vita ed essere tutelata in questo. È talmente facile, no? E quindi trovo scontato che tutti debbano pensarla così. Ovviamente mi preoccupa e sono dispiaciuta. Ecco, il sentimento vero è questo, però come dicevamo prima. A volte i problemi possono essere trasformati in opportunità, no? E quindi il fatto di essere qui e poterne parlare con l'accoglienza, tra l'altro, che contraddistingue questo mondo, la comunità, no? Penso che possa essere da esempio, perché anche il resto del mondo sia accogliente allo stesso modo.